Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova puntata del Tavolo della Domenica. Dopo alcuni episodi da remoto, questa sera nuovamente in presenza con noi c'è Vincenzo Abate, presidente dell'associazione La Forza del Silenzio. Presidente, buonasera e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie per l'opportunità. Presidente, prima naturalmente di parlare di quella che è l'associazione e della sua storia, chi è Vincenzo Abate? Vincenzo Abate è primis papà di due ragazzi autistici, Gennaro e Maurizio, poi c'è un altro figlio, Flavio, quindi papà di tre ragazzi, di cui due autistici, e presidente dell'associazione La Forza del Silenzio, che nasce 13 anni fa. Poi è presidente anche della Forza del Silenzio, poi dopo è evoluta e quindi si è trasformato in cooperativa, quindi per dare servizi. È marito di Antonella, quindi abbiamo una famiglia, e poi lavora in procura, faccio il poliziotto. Quindi da dove nasce questa forza del silenzio? Quali sono stati i vari passaggi che hanno portato poi alla sua formazione? Partiamo 13 anni fa, nasce post-diagnosi, dopo la diagnosi di miei figli di autismo. Veramente era una diagnosi un po' strana, elementi di distorsione della relazione oggettuale, che dico sempre, oggi fa sorridere. Non avevamo sul territorio dei servizi tali da poter soddisfare il fabbisogno di una famiglia all'interno della quale ci stanno due ragazzi, c'erano due ragazzi con questa patologia. Per cui incominciamo a fare una serie di itinerari, quelli che poi hanno fatto tutte le famiglie con ragazzi autistici e mia moglie. Siamo stati in tutti i vari posti d'Italia, in Europa, ma le risposte non le avevamo rispetto all'autismo. Avevamo solo capito che bisognava fare qualcosa, anche se non c'era, intervenire. E partimmo con una serie di servizi, con degli operatori che venivano a casa, ma comunque le cooperative dell'epoca non erano in grado di soddisfare le nostre richieste, per cui nacque poi l'esigenza di fare un'associazione all'interno del quale mettere gli operatori che in quel periodo venivano a casa, e quindi nacque l'associazione La Forza del Silenzio, con sede legale a casa mia. All'interno della stessa c'eravamo solo io e mia moglie come genitori nella prima fase, e c'erano 7-8 operatori. Subito dopo, tutti gli altri genitori che stavamo comunque in comunicazione, cogliendo questa opportunità anche per i figli, si iscrissero all'associazione, e in un batter d'occhio arrivammo a circa 100 iscritti. Presidente, una delle tante, se posso permettermi, peculiarità della sua associazione è che opera all'interno di luoghi che sono stati confiscati alla malavita organizzata. Sì, infatti la Forza del Silenzio è stata assegnataria del bene confiscato sito a Via Bologna, Casal di Principe, appartenuto alla famiglia Schiavone, a Schiavone Francesco, alias Sandokan. Diciamo che in una fase iniziale, quando noi abbiamo preso quel bene confiscato, c'è stato un clamore, c'è stata un'attenzione mediatica esagerata, appunto tale che, diciamo, bene confiscato, camorra era così grande, l'autismo così piccolo. Quindi, però in quel momento era importante che noi attiravamo l'attenzione sull'autismo. Siamo partiti con dei servizi iniziali, quali PTRI, protocollo terapeutico riabilitativo individualizzato, che erano in quel periodo, era uno strumento in quel periodo utilizzato nella ASL Caserta 2 Aversa per altri tipi di, diciamo, disagi, disagio sociale, altri tipi di disagio, ma noi lo strutturammo, lo adeguammo sull'autismo. Di lì a poco raggiungemmo subito la quota massima di erogazione per l'associazione, quindi riuscimmo a dare servizio a circa 12-13 famiglie. Non bastava, quindi nacque l'esigenza di creare delle cooperative. Quindi creiamo la cooperativa La Forza del Silenzio, cooperativa sociale, e LFS Global Care, cooperativa sociale. Con le stesse noi cominciamo ad operare sul bene confiscato, che successivamente, dopo 2 anni, prendemmo un altro bene confiscato, stesso a Via Bologna, a poche centinaia di metri dal primo, appartenuto sempre alla famiglia Schiavone. E posso dire che su questi due beni confiscati, in questi 13 anni, abbiamo fatto tantissime cose.
Presidente, sicuramente un cammino importante, ma prima di parlare naturalmente del discorso autismo, che sarà il tema centrale di questa conversazione, volevo chiederle innanzitutto quanto è stato importante il sostegno di altre famiglie per far partire in maniera importante questo progetto? Allora, nella prima fase nessuno avrebbe mai scommesso su di noi, perché era un territorio ostico. Ti ricordo territorio che 13 anni fa si parlava soltanto della cronaca che succede i fatti di Camorra e l'autismo era marginale, ma con l'aiuto di tante famiglie che hanno partecipato alla start-up, alla partenza di questa associazione e tanti operatori che si sono prodigati, dove c'era tanto da fare ma avevamo risorse esigue, per cui molti genitori, imprenditori edili ed altri, hanno apportato la loro opera in termini di servizi a costo zero per darci una mano a crescere. Poi, una volta che ci siamo accreditati come compagine operativa per conto dell'ASL di Caserta e degli ambiti territoriali di zona, essendo accreditati poi erogavamo un servizio per conto dell'ASL e dei comuni, per cui venivamo pagati e abbiamo incominciato a sostenerci da soli. Ecco, naturalmente quelle che sono state un po' il sostegno fondamentale in questa fase iniziale, e volevo chiederle anche quali sono state le maggiori difficoltà nella costruzione del progetto. All'inizio ce ne sono state tante, sia logistiche, sia burocratiche che normative, perché non avevamo una norma ben precisa che regolamentasse l'intervento sui ragazzi autistici. Io all'epoca facevo un discorso orientativo che poi alla fine ci ha dato anche ragione. Devo dire che ho accolto anche poi il buon senso della pubblica amministrazione, che in una prima fase non recepiva la cosa, però nel momento in cui noi portavamo una norma in mano dove non parlasse precisamente dell'autismo ma della disabilità in genere, e sull'autismo c'è ancora da scrivere la storia sull'autismo. 13 anni fa si parlava di autismo, ma non c'erano norme e regole che poi regolamentavano gli interventi. Si applicava quello che si applica con la disabilità di solito del neurosviluppo intellettiva, quindi le classiche e canoniche interventi presso i centri di riabilitazione, psicoterapia, psicomotricità e logopedia, che non sto qui a bandire, ma potrei dire che non sempre sono appropriate per i ragazzi autistici. Ci stanno altre metodiche che funzionano un po' meglio. Ecco, quali possono essere queste allora, metodiche? Sicuramente la psicoterapia a un bambino di pochi anni che non parla non è adeguata, e poi a livello mondiale è stata bandita. Noi teniamo oggi, e ce lo dicono poi dopo i risultati, l'analisi del comportamento applicata, l'ABA. L'ABA esiste da tanti anni presso altre nazioni, nasce in America, e non voglio parlare di ABA perché non ho competenze per parlare, però sicuramente è partito un progetto ABA a Caserta 5 anni fa, grazie anche alla forza del silenzio che all'epoca si interfacciò con l'ASL di Caserta nella persona del dottor Lauriello. Ci sedemmo con la dottoressa Chiatto, che è un BCBA ed è il legale rappresentante della LFS Global Care, strutturammo un progetto sperimentale. Dico sperimentale perché la Regione Campania aveva dato a disposizione dell'ASL di Caserta, mi sembra, 200 o 300 mila euro per partire su poche famiglie. Partimmo, fu un successo, appunto tale che dopo 2 anni il presidente De Luca parlò di modello Caserta. C'è stato poi dopo, come devo dire, una sorta di, e questo è positivo, di emulazione da parte delle altre province, e un po' a macchio di leopardo in alcune province, prima Benevento, poi Salerno, Avellino, la Cenerentola, in tutto questo è Napoli, ma magari dopo ci ritorniamo, hanno incominciato a creare delle oasi dove si erogasse ABA, ma si è creata una confusione. Io approfitto pure di questo mezzo di comunicazione per fare un appello a tutti i direttori generali delle ASL della Campania e alle stesse istituzioni. È arrivato il momento oggi, dopo 5 anni di sperimentazione dell'ABA, fatta da Caserta in un certo modo e poi si è evoluto in un altro, e non sto qua a dire come e perché, e nelle altre province, è arrivato il momento in cui la Regione Campania deve diventare cabina di regia di questo tipo di intervento e fare in modo che non ci siano discriminazioni o macchie di leopardo. A Caserta sì, a Napoli no, a Benevento sì, in un altro posto no.
Bisogna erogare un tipo di servizio, fare in modo che le famiglie abbiano la possibilità di avere un ventaglio di scelte e possano avere il servizio, e la Regione deve regolamentarla affinché non ci siano strumentalizzazioni né da parte di cooperative e centro, io stesso rappresento la cooperativa, ma le cooperative devono sottostare a determinate regole scritte dalla Regione Campania. Però dall'altra parte la Regione Campania deve ascoltare le famiglie, deve ascoltare chi ha il problema. Oggi viviamo in un periodo di crisi, i soldi non vanno spesi in modo non appropriato. Noi non chiediamo più soldi alla Regione, chiediamo gli stessi soldi che ha erogato fino ad oggi, ma spesi in modo appropriato, ascoltando anche le famiglie e chi ha esperienza rispetto all'autismo. Ecco, ricordiamo ai nostri telespettatori che la terapia di cui parlava il dottor Abate, ovvero l'ABA, acronimo di Applied Behavioral Analysis, è sicuramente tra le più note ed efficaci in tema di autismo. Dottor Abate, naturalmente parlando di appunto questa situazione di queste tra virgolette discriminazioni, come lei diceva, secondo lei come è possibile fare un passo in avanti proprio come Regione, maggiori consigli, maggiori tavoli di incontro, perché c'è bisogno, come dire, secondo lei, proprio di partire da quella che è la conoscenza del problema e del discorso autismo? Allora, io in questa sede oggi espongo una mia idea condivisa da tantissimi genitori e presidenti di cooperative. Allora, da un lato abbiamo la Regione Campania che ha un tavolo tecnico e sta lavorando, ho avuto molti contatti pure con loro e è arrivato il momento che ci possa essere una convergenza. Dall'altra parte abbiamo creato un coordinamento Campania Out 2016 che parte dal 2016 e partecipò alla stesura della famosa legge 26, che poi per noti fatti c'è stata una sentenza di Cassazione che non ha potuto dare la sua efficacia, ma noi non stiamo qua ad accettare una inefficacia di una legge quando abbiamo un problema che tutti i giorni lo viviamo a casa nostra. Per cui abbiamo fatto in modo di costituire questo coordinamento, lo abbiamo allargato ad altre compagini che nel 2016 non c'erano, lo abbiamo allargato a Napoli e penso che entro un massimo 10 giorni saremo in grado di portare un documento condiviso da almeno 30 associazioni e cooperative di tutta la Campania, in modo che quando andiamo a sederci al tavolo tecnico, io o altri rappresentanti del coordinamento, rappresentiamo la maggior parte delle famiglie che hanno la problematica dell'autismo. E in questo documento, sottoscritto da tutti quanti, andremo a dire alla Regione Campania, abbiamo già ricevuto qual è il loro disegno, alcune cose che magari andranno riviste, chiediamo di sederci con loro e discuterne. Sicuramente, come diceva, è un momento importante proprio per la discussione sul tema dell'autismo. E come la fa sentire il fatto di essere, come dire, un precursore, il fatto che ci siano altre associazioni che si sono unite in questa causa? Allora, è complicato costituire un'associazione e poi, io le chiamo le sabbie mobili del burocratese, andare nelle sabbie mobili e poi stare a galla. Avendo noi già un'esperienza regressa, e in Campania ci sono tante altre associazioni che sono nate poco dopo di noi, abbiamo fatto in modo di spiegare ai nuovi genitori, giovani, ma hanno più energia di noi, magari ognuno di loro ha più competenze in determinati settori, di mettere assieme tutte queste forze invece di disperderle, aggregarci, creare un orto comune dove all'interno del quale noi abbiamo una serie di condivisioni diverse, punti di pensiero diversi, partire da uno, due, tre cose che ci accomunano. Poi ognuno continuerà ad avere la sua soggettività rispetto alla compagine che rappresenta, perché poi ogni presidente di un'associazione deve dar conto a tutta la sua assemblea ordinaria di soci. Certo, su questo è fondamentale. Presidente, direi allora di introdurre in maniera un po' più approfondita quello che è proprio il tema legato alla forza del silenzio. Prima di chiederle che cosa si fa, come funziona, volevo chiederle come è strutturata l'organizzazione all'interno della sua associazione. Oggi la forza del silenzio è diventata un'impresa. Allora, faccio una distinzione. Certo. La forza del silenzio associazione oggi fa formazione e informazione dando sostegno diretto alle famiglie. Le due cooperative
giusto per fare una battuta, sono il braccio armato dell'associazione La Forza, nel senso che danno il servizio. Per poter sostenere di più queste azioni, perché se non ci sono soldi e se la pubblica amministrazione non ci dà i soldi non ci possiamo fermare, abbiamo creato dei laboratori. Perché abbiamo creato dei laboratori? Uno, per un'esigenza, per fare in modo che se i laboratori vadano bene e stanno andando, non c'è male, poi il lockdown, il Covid ci ha un po' bloccati, avere un ossigeno nostro per poter portare avanti quello che sono i nostri progetti. Due, per avere un'inclusione reale e fattiva del ragazzo autistico ad alto funzionamento o medio-alto all'interno dei progetti e quindi dei laboratori per poter lavorare con noi. Forse lavorare è una parola troppo grande, ma stare all'interno di un gruppo lavoro ed essere trattato alla pari. E noi l'abbiamo visto, abbiamo Alfredo, abbiamo Francesco, abbiamo Michele e tanti altri ragazzi che vanno sia nella nostra bakery, che tratta alimenti senza glutine, si chiama Farinò, e sono in grado di fare, di espletare delle mansioni semplici, ma vengono gratificate, che anche nell'ultima nata, che è il laboratorio LFS Social Lab, dove facciamo le mascherine, poi spiego come siamo arrivati alle mascherine, per cui noi abbiamo creato questi laboratori per fare in modo che i ragazzi possano includersi. È un'esperienza ancora più forte e dove può essere testata dagli altri, è Raù. Raù nasce ad Angri, con l'incontro di un'altra associazione in realtà che sta ad Angri, Noi un sorriso degli autismi, con Imma Faraolo che è la presidente. In effetti abbiamo pensato in modo che se noi riusciamo a fare un bistrò, un ristorante capace di dare al pubblico la possibilità di interfacciarsi con i ragazzi autistici, e ragazzi autistici ad alto funzionamento, di integrarsi, includersi in una struttura all'interno delle quali ci sono delle gerarchie e dare il loro apporto. La faccio breve: i nostri ragazzi ad Angri vanno al tavolo, prendono la comanda dell'avventore, dell'utente, del cliente, della famiglia che viene, la riportano ad Imma, poi prendono la portata e la portano al tavolo. Questi ragazzi sono contentissimi, e non solo loro, anche le famiglie, e tante altre famiglie vorrebbero far venire i figli da noi. Allora, questo è un appello che io voglio fare un po' a tutti quanti. La nostra è una realtà, è un esempio che sicuramente non potrà mai soddisfare un fabbisogno crescente sull'autismo, quindi magari tante altre cooperative in altri posti della Campania dovrebbero pure loro più o meno fare la stessa cosa, o quantomeno provarci per dare un senso a quello che è poi dopo la compagine che si è creata. Quindi non è che noi dobbiamo stare là solo per fare lotta all'ente pubblico, ci dobbiamo rimboccare le maniche e presentare già un progetto finito, nel senso un piatto finito, per darci un servizio. Noi vi proponiamo questo, non aspettare che facciano loro le proposte, perché noi abbiamo il problema, loro ci possono anche aiutare nel momento in cui noi li aiutiamo ad aiutarci. Certo, Presidente giustamente parlava di rimboccarsi le maniche, ne parlavamo anche prima a microfoni spenti in preparazione di questo colloquio, e appunto mi chiedevo quanto deve essere importante, quanto deve essere gratificante per un ragazzo, come diceva, questi giovani che lavorano al ristorante, essere parte di un progetto, cioè operare sul campo. È bellissimo vedere la faccia dei nostri ragazzi, le espressioni di contentezza, perché voglio sfatare un mito: l'autismo non è il Rayman, non è il ragazzo che vive in un mondo tutto suo, assolutamente no, sono dei ragazzi che vivono nel nostro mondo, noi dobbiamo andare verso di loro e loro verso di noi. Un ragazzo autistico in grado di esternare le sue emozioni, quindi verbale, ha delle competenze e tu lo metti, come devo dire, in condizioni di potersi esprimere, anche se a modo suo, e lui cerca di coinvolgere in quello che sono le etichette sociali. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, dove gli altri possono abbattere il pregiudizio rispetto a un problema, a un disturbo quale l'autismo, e loro uscire un pochettino fuori dal guscio, se lo vogliamo chiamare così, e sentirsi gratificati per quello che fanno e fare sempre di più. Quindi è un'operazione bellissima che la possiamo fare solo nel momento in cui educhiamo gli altri a comprendere queste dinamiche e gli enti locali, le istituzioni, a metterci in condizione di poterlo fare. Sicuramente è un
un motivo importante per continuare quella che è la sua battaglia e il suo progetto. A proposito di laboratori che ha illustrato, arriveremo, come aveva detto, a quello lì della produzione delle mascherine. Ha parlato di Farinò, volevo chiederle se ci può dire qualcosina in più proprio su Farinò, e gliene cito un altro molto importante, ovvero Everything. Sì, allora parto da Farinò. Farinò parte da circa 7-8 anni, abbiamo incominciato ad andare in dei ristoranti di amici, portavamo i ragazzi la domenica fuori, ci mettevano a disposizione la loro cucina e noi facevamo fare attività ai ragazzi di motricità fine motoria, quindi percezione sensoriale, la farina vicino alle mani, fino a fare poi con l'impasto diventava una motricità grossomotoria e vedevamo che loro erano tutti contenti. Poi siamo andati oltre, abbiamo incominciato a impastare dei veri e propri biscotti e l'emozione forte era che poi dopo tutti quanti ci mettevamo in cerchio e condividevamo il biscotto, lo mangiavamo tutti quanti. Da là è nato il fatto di avviare un'attività che noi chiamiamo con un progetto Mani in Pasta. Uscirono fuori questi biscotti, però all'epoca tanti ragazzi autistici facevano la dieta senza glutine. Molte persone celiaco stavano in aumento e non tenevano poi dopo una vasta scelta di prodotti e incominciamo a provare a fare prodotti senza glutine. La faccio breve, in 5 anni siamo riusciti ad avere dei prodotti senza glutine di alta qualità, registrati al Ministero della Salute, quindi nel nomenclatore nazionale del Ministero della Salute esce Farinò con 8-10 prodotti registrati, per cui significa che quei prodotti sono mutuabili ed erogabili. Il celiaco va in farmacia, compra il nostro prodotto e lo paga con la fustella. Quindi siamo riusciti a fare questo, quindi abbiamo dato un servizio alla celiachia, abbiamo fatto in modo che un bene confiscato, oltre ad essere aperto al pubblico, si autosostenesse e abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di scendere in laboratorio 3 volte a settimana e potersi confrontare con quello che era il lavoro che gli proponevamo. Quindi è un'esperienza che fino adesso è andata benissimo e poi l'abbiamo riversato su altri fronti, quindi con Everything. Everything è il laboratorio di Forza del Silenzio, mentre Farinò era il laboratorio di LFS Global Care. Everything significa stampa ciò che vuoi, in effetti. Siamo partiti pure qua da un assunto molto semplice, fare in modo di dare un servizio partendo sempre dai progetti che facevamo con i ragazzi, rintagliare, collage, eccetera, dall'esperienza di molti nostri collaboratori sul serigrafico, siamo partiti con questa esperienza. Negli anni siamo riusciti ad avere quale nostri diciamo, clienti anche Decathlon ed altri. Cosa è successo? Abbiamo fatto già all'interno di Everything una metamorfosi, perché poi il vecchio stampo serigrafico non era molto green. Noi abbiamo rivoluzionato pure questo tipo di aspetto. Oggi noi stampiamo con materiale non inquinante, quindi totalmente green, e abbiamo fatto in modo pure di interfacciarci col periodo della plastic free, quindi facendo delle borracce personalizzate. Poi la pandemia ci ha chiuso. A giugno ci arriva un'illuminazione, anzi prima di giugno noi stavamo già pensando e vagliando la possibilità di fare mascherine. Perché è nata questa esigenza? Perché avevamo il bisogno di far continuare le terapie ai ragazzi, perché comunque dovevano continuare la terapia nonostante la situazione pandemica, perché poi dopo a metà maggio noi siamo ripartiti, siamo stati circa 35-40 giorni chiusi. Non disponevamo delle mascherine sul territorio, parlammo con delle sarte professioniste che in quel periodo stavano chiuse, se vi possiamo dare una mano a fare la mascherina, ma sarebbe stato un copriviso, non mascherina, perché non a norma. Ci siamo interfacciati col Politecnico di Milano, ci siamo studiato tutta la normativa e abbiamo fatto dei prototipi di mascherina che poi nel tempo li abbiamo registrate, quindi oggi siamo in grado di fare una mascherina medicale di tipo 1 e 2 con marchio CE. Qual è la differenza tra le nostre e le altre? A parte il fatto che la facciamo in una struttura con i ragazzi, e non è poco perché c'è un valore aggiunto, un aspetto sociale importante. Abbiamo anche cercato di preservare l'inquinamento ambientale, perché una monouso tu la prendi e la butti, negli anni, nei giorni e nei mesi fanno dei cumuli di spazzatura. La nostra è una multiuso. È una mascherina chirurgica certificata, lavabile più di 10 volte.
Quindi se tu mostri un po' di attenzione la riesci a utilizzare pure più di 15 volte. Quindi significa che ogni volta che dismettiamo una delle nostre, gli altri ne hanno dismesse 15. E poi abbiamo fatto, ecco, quella che indosso io, ci siamo evoluti, abbiamo posto in essere anche altri tipi di mascherine, mascherine personalizzabili. Venendo dall'esperienza che era Everything, cambiando all'esterno invece del cotone, il poliestere, riusciamo a personalizzare qualsiasi cosa. Partecipiamo a un bando di Palazzo Chigi, dove si poteva accedere a essere, come devo dire, un bando che prevedeva la selezione di aziende, cooperative ed altre, in grado di dare dei doni allo Stato per i doni istituzionali. Mi spiego meglio. Il bando prevedeva che ogni cooperativa potesse partecipare presentando dei prototipi che rappresentassero il Made in Italy. Noi siamo andati oltre. Abbiamo utilizzato dei prodotti Made in Caserta. Abbiamo preso come base le sete di Sanleucio, rinomate in tutto il mondo, e le nostre sarte le hanno rifinite, cucite a mano e vengono fuori dei foulard. Poi abbiamo preso delle mascherine e le abbiamo personalizzate, delle penne prodotte in provincia di Caserta e noi le abbiamo personalizzate con la scrittura sopra, ed infine delle borracce e le abbiamo personalizzate. Abbiamo fatto vedere questi prototipi e siamo stati selezionati quale produttori. Qua voglio precisare, noi il prodotto lo vendiamo allo Stato, è lo Stato che ne fa dono ai capi di Stato. In questo frangente noi avevamo portato pure delle mascherine, abbiamo portato nel cerimoniale di Palazzo Chigi, le hanno viste, sono piaciute e ce ne hanno ordinato più di 500. Quindi poi è nato, insomma, tutta l'attività mediatica che ne è sorta postuma, che hanno indossato le nostre mascherine a Palazzo Chigi e quindi che sono una cosa diversa, visto che noi siamo presenti sul MEPA, possiamo interfacciarci, interloquire con tutti gli enti pubblici. Quindi sono nate due cose assieme. Una, siamo stati selezionati quali sponsor ufficiali di Palazzo Chigi. Due, siamo diventati fornitori per quella commessa, poi non so se verranno altre, di mascherine da portare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sicuramente un progetto molto molto importante e di prestigio per un'associazione come la sua. Prima di proseguire questa chiacchierata con Vincenzo Abate, il presidente dell'associazione La Forza del Silenzio, noi ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Lega Luxury del gruppo Marican è un servizio di car rental specializzato nel noleggio di auto di lusso. La flotta è composta dai top brand del settore automobilistico: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Porsche, solo per citarne alcune. Una passione trasformata in un progetto di lusso e all'avanguardia. Tra i servizi Vega Luxury, consegna a domicilio, noleggio a breve termine per matrimoni, set cinematografici, editoriali di moda, noleggio con autista e shooting fotografici. Per informazioni 346-8207-621. Per contatti info@vegaluxury.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio. Questa sera al tavolo della domenica con me c'è Vincenzo Abate, il presidente dell'associazione La Forza del Silenzio. Avevamo introdotto, presidente, quello che è stato certamente una grande novità, ovvero la chiamata di Palazzo Chigi. Volevo chiedere se c'è stata una grande emozione al raggiungimento di questo obiettivo e quali sono poi le attività che sono susseguite proprio da questa nomina con Palazzo Chigi. L'emozione è stata forte perché
Innanzitutto una gratifica per tutto lo staff operativo della Forza del Silenzio che è riuscito in poco tempo a mettere su un progetto da presentare alla Presidenza del Consiglio e poi essere pure accettato e siamo stati selezionati. Quindi sono fiero di tutti i miei collaboratori, tutta la struttura e tutti quanti. E la cosa importante che ho detto pure in quella sede, sono entusiasta e fiero di questo, però l'obiettivo primario è quello di accendere i riflettori sull'autismo. Perché oggi, facendoci sponda sul Covid come alibi, tantissime famiglie oggi stanno a casa, sono disperate. Tanti ragazzi autistici che prima facevano integrazione e inclusione non la fanno più, molti non stanno facendo più le attività presso i centri. Ma tantissimi ragazzi che prima andavano a scuola, si erano inclusi e integrati in un gruppo classe, che oggi non lo possono fare più. Quindi questo è importante, accendere un riflettore sull'autismo, al di là di quello che ho detto prima rispetto al tipo di intervento da fare, ma proprio rispetto all'assistenza. Molte famiglie vengono abbandonate, non sanno a chi rivolgersi, cioè presso le istituzioni non ci sono gli sportelli preposti. Sì, se andiamo a vedere a livello burocratico ce ne stanno pure, ma ai fini pratici no. Quindi era importante accendere anche il riflettore sull'autismo. E se io sto qua, mi fa tantissimo piacere aver raggiunto quegli obiettivi, ma abbiamo tantissima strada da fare per fare in modo che i nostri ragazzi possano avere quello che gli spetta di diritto. Certo, fare un esempio molto banale, pratico. Mi sembra ieri che i miei figli tenevano 4 anni l'età della diagnosi. Oggi ne hanno 23, domani ne possono avere 43, io non ci sto più. Quello che io devo pensare a fare adesso è costruire il dopo di noi per loro. E io in questo devo coinvolgere, voglio coinvolgere tutti gli altri genitori che mi ascoltano e le istituzioni. Se viene a mancare un genitore, ma mi dite voi qual è l'ente pubblico, qual è l'ufficio dove si deve andare a dire non c'è più il mamma e papà, questo ragazzo che più ne fa? Non esiste oggi questo. Quindi è assurdo pensare che fino a ieri potesse essere il fratello, lo zio o la famiglia, ma noi oggi abbiamo tantissimi ragazzi autistici. Prima era uno ogni 20.000 nati, oggi siamo uno ogni 80 nati e il futuro sarà ancora peggio. Quindi voglio dire, sì, c'è una pandemia in atto da Covid, ma potrei pure dire, per provocare, c'è una pandemia da autismo. Allora là stiamo avendo l'attenzione immediata ed è giusta. Ma non bisogna crearsi un alibi Covid per non rispondere alle esigenze delle famiglie. No, certo, quello che dice con parole sicuramente forti, ma come dire ponderate, proprio su questo volevo chiederle, l'attenzione è massima proprio sul tema dell'autismo e diceva le difficoltà più grandi proprio possono sorgere dall'ambiente scolastico, perché certo, la pandemia sta causando non solo tanti problemi soprattutto il tessuto sanitario ed economico, ma anche proprio la crescita di questi ragazzi sembra essere messa a repentaglio. Certo, prima mia moglie è un docente, insegna a scuola, prima mi diceva Enzo, nell'istituto dove sto io potevamo trovare uno o due ragazzi per istituto. Oggi abbiamo uno o due ragazzi in ogni classe. All'inizio era pure ostico entrare nel contesto scuola. Oggi vivo a Dio, non è più così. I dirigenti scolastici si stanno approcciando con i centri di riabilitazione, con le cooperative. L'ABA è entrata anche nelle scuole. E stesso gli insegnanti hanno avuto uno strumento in più per poter fare in modo che il ragazzo potesse avere la stessa sincronia e sinergia casa, scuola, centro. Prima no, perché si parlavano tre lingue diverse, per cui il ragazzo andava soltanto in tilt. E non mi posso dimenticare quelle scene che il ragazzo si portava in giro con la mano per l'istituto fino alla macchinetta e farlo diventare obeso. Questo è l'errore più grave. Il ragazzo va incluso all'interno del gruppo classe, si fa capire ai compagni e alle compagne che si assume dei comportamenti disadattivi o un comportamento problema è perché ha dei problemi di comunicazione, ha dei problemi a farsi comprendere e quello è l'unico modo che lui si fa per farsi comprendere e quindi pone in essere dei comportamenti disadattivi. Quindi non bisogna andare là e fare in modo come se fosse un bambino di 2 anni, ciao come stai caruccio, assolutamente no, bisogna fissare degli obiettivi con i BCBA, con la famiglia, con gli altri, delle strategie minime.
Il bambino autistico, il ragazzo autistico e l'adulto autistico non sta scritto da nessuna parte che deve raggiungere gli obiettivi di quello che sono poi dopo i programmi didattici previsti dallo Stato. No, un obiettivo che è quello per di farlo stare seduto 5 minuti, di fargli fare una determinata cosa, quindi si fissano obiettivi minimi raggiungibili, raggiunto il quale si fa una nuova strategia per alzare il livello. Presidente, sicuramente mi viene da pensare il luogo migliore, come diceva lei, dell'inclusione, della conoscenza è proprio la scuola. Certo, sì. La scuola è determinante, perché un bambino che sta a scuola 3 ore, 4 ore, 5 ore, se noi lo trasformiamo in modo sinergico le altre attività diventa orario terapeutico, diventa tempo terapeutico, diventa nel momento in cui il ragazzo ha una vera relazione con i compagni, che può essere anche minima, viene accettato e lui accetta gli altri. Solo così si può mirare a quel famoso punto d'incontro autistico-società e a farli convergere, uno va verso l'altro. Non si può pensare che gli altri vanno verso l'autistico o viceversa, deve essere un punto d'incontro. Deve essere sicuramente un discorso di sinergia, e mi riallaccio anche a quello che stavamo dicendo all'inizio di questo nostro incontro, ovvero quanto è importante porre l'attenzione e l'accento sulla conoscenza dell'autismo. È determinante, perché ahimè molti insegnanti di sostegno non hanno competenze ben precise sull'autismo. A volte mi sento dire da qualche insegnante: ah no, io ho conosciuto un ragazzo, e pongono come esperienza di riferimento quel caso. Se tu hai conosciuto un ragazzo autistico di 5 anni con competenze accettabili, quindi con una comprensione minima, e poi ti ritrovi un alunno che è un ragazzo che si porta grande, che ha delle competenze più basse, quindi un funzionamento basso, che nel momento in cui tu non ti interfacci in modo appropriato, mette in atto dei comportamenti disadattivi, ecco che poi si generano quei momenti in classe che nessuno vorrebbe vedere, il ragazzo che si può agitare, l'insegnante che vorrebbe aiutarlo ma fa peggio, quindi innesca di più quel meccanismo. Il consiglio che io do a tante persone di fare almeno un minimo di, come devo dire, mettersi in condizione di conoscere quella patologia. Mi spiego meglio. Molti dirigenti hanno fatto in modo di fare dei corsi di formazione. La scuola ha dei soldi. Molti docenti hanno avuto dei soldi dallo Stato. Allora, insegnanti che veramente volevano crescere hanno speso quei soldi per fare dei corsi di formazione. Altri hanno comprato le lavatrici, non entro nel merito. Molti dirigenti scolastici hanno preso dei soldi destinati ai progetti H per i ragazzi con disabilità, che non deve essere per forza l'autismo, anche altri tipi di disabilità, e li hanno spesi facendo fare dei corsi di formazione, dando così uno strumento al docente, così il docente con uno strumento in mano che sa cosa fare, non va in frustrazione, lavora di meno e dà di più. Sicuramente è in questo modo la macchina potrebbe funzionare meglio proprio per questi corsi. Facendo delle messe a punto, se c'è una macchina non va bene, tu vai dal meccanico, adesso si fa la diagnosi con l'elettronica, bene, la stessa cosa. Sì, anche perché, Presidente, qualora fosse anche necessario ribadirlo, non è assolutamente umano né comprensibile sottovalutare questo discorso. Perché, insomma, se posso permettermi, se vengono donati dei fondi affinché possano essere effettuati dei corsi di formazione e questi corsi di formazione non vengono poi effettivamente, come dire, compiuti, in questo caso, insomma, si sta sottovalutando il problema. Certo. E questa situazione, come diceva, si ripercuote poi non solo sulla famiglia, ma proprio sul ragazzo. Sul ragazzo e anche poi su gruppo degli altri ragazzi, cioè in una classe dove non si spiega ai compagni in una scuola dell'infanzia o primaria perché quel ragazzo si comporta in modo diverso da loro e non si fa capire, si creano dei pregiudizi già fin dall'infanzia rispetto all'autismo. Oggi non esiste più come prima questo, bisogna dirlo, sfatare queste cose. Certo. Ma io parlo di 13 anni fa, 15 anni fa, quando i miei figli erano piccolini. Noi oggi siamo presenti in tante scuole con la forza del silenzio, con psicologi, con analisti del comportamento, e vedo che è mutato pure l'approccio sia degli insegnanti di classe, sia di quello di sostegno e dei dirigenti scolastici. Adesso ecco, dobbiamo passare alla fase 2. Insegnante, operatore, dirigente scolastico hanno accettato questo, bisogna farlo arrivare a chi ha la cabina di regia della scuola.
cioè fare in modo che certe cose, poi come ho detto prima, la regione deve essere cabina di regia rispetto agli interventi da somministrare, chi di dovere deve avere poi dopo la percezione esatta di quello che può essere un intervento appropriato all'interno delle scuole, e fare in modo che questo strumento diventa sempre più utile e utilizzabile ai fini di fare un'inclusione effettiva. Presidente, siamo in chiusura, io vorrei farle l'ultima un pochino più personale, se mi permette, ovvero quali sono gli obiettivi e gli auspici non solo di Vincenzo Abate ma anche della Forza del Silenzio per questo 2021? 2021 innanzitutto di chiudere i progetti che teniamo in atto, poi ecco quello là proprio prioritario è fare in modo che noi arriviamo alla Regione Campania e prende in considerazione quello che io stavo dicendo prima, rispetto al fatto che tante famiglie hanno bisogno di un intervento che non hanno nemmeno, in alcune zone non sanno nemmeno che cos'è l'ABA, e non è che sto qua a dire solo l'ABA, ma anche un intervento cognitivo comportamentale, perché un ragazzo adulto deve essere seguito. E vorrei chiudere proprio sul dopo di noi, dobbiamo fare in modo di trovare delle location sul quale poi cominciare a pensare seriamente tutti quanti al dopo di noi. E fare in modo, ecco questa è una cosa nostra della Forza del Silenzio, che non abbiamo potuto fare l'anno scorso, il progetto Pantarei. Noi portiamo i ragazzi in piscina in mezzo agli altri, nelle piscine pubbliche, e vorrei fare in modo che quest'anno tutti quanti possano andare in mezzo agli altri e come devo dire, avere un'inclusione reale, e i ragazzi devono percepire quello che è il tessuto degli altri. Noi ci stiamo organizzando pure affinché possiamo fare dei progetti in agricoltura con i ragazzi, quindi impegnarli. Magari la prossima volta ne parleremo nei dettagli di questi progetti. Presidente, intanto io la ringrazio, i nostri studi sono sempre a sua disposizione e le faccio un grosso in bocca al lupo per la sua attività. Io ringrazio tutta la redazione di Teleprima che mi ha dato l'opportunità di parlare di autismo. Quindi grazie a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando e insomma a lei. E con queste belle parole, questo bel messaggio sicuramente di speranza del Presidente Abate, io lo ringrazio nuovamente, ringrazio voi gentili telespettatori e telespettatrici per averci seguito, vi do appuntamento come sempre al tavolo della domenica prossima alle ore 21:30, grazie e arrivederci.